Allora, abbiamo con noi una persona che recentemente ha pubblicato sul ilgiornalepopolare.it dove scrive l'immagine di Adolf Hitler. Il genio, il nostro dietologo di riferimento, uno dei nostri fari, Alberico Lemme. Buonasera Lemme. Buonasera. L'immagine non era soltanto uno per fare immagine, basta, perché quello che ha fatto Hitler. Io non gli parlo neanche. Lo stanno rifacendo adesso, ti obbliga con la tessera, con il passaporto. Sei solo un imbecille. Io manco gli parlo. Aspetta, calma. No, io non gli voglio parlare, perché uno che mette la foto di te e fa il pagliaccio, non gli parlo. Non merita la mia attenzione, guarda. Mi dispiace. Ma devi stare attento. No, ma non merita la mia attenzione. Non posso dedicare il mio tempo. Stai zitto. Non posso dedicare il mio tempo. È un coglione. Uno che. Sono molto serio. Uno che pubblica la foto di Hitler, per me è un coglione. Prova a trovare. Non avrai il mio tempo. È una immagine idiota paragonare gli anni 30 quello della Germania nazista con oggi. Adesso in Italia sei un povero cretino. Sei un povero cretino. Ci vogliono fare il vaccino. Sei un esibizionista cretino. Sei un povero esibizionista. Non fai neanche. Anche, non puoi far cultura, cioè, fai talmente ridere, ti sputtani da solo. Sei un esibizionista. Sei un esibizionista. Non ormai. Assolutamente nulla. La cosa è incredibile di come ti rendi ridicolo. Guarda, è incredibile. No, però, sei un povero esibizionista. Tu sei ridicolo. Sei un povero esibizionista. Non capisci assolutamente nulla né di economia né di politica. Sei un cretino esibizionista. Ma smette di dir parole. Sei un povero esibizionista. Cretino. Segui un attimo il suo ragionamento. No, non lo seguo, non gli parlo. Togli la questione di Hitler, che pure lui mette lì. Non gli parlo, guarda, mi leggo un libro. Hitler ha messo mano a te e ai tuoi compagni ebrei, hai capito? Io ti sto difendendo, cretino. No, beh, ma da che parte stai? Tu stai facendo un dittatore e stanno ripetendo la stessa cosa adesso in Italia e nel mondo, questi dittatori. Che l'organizzazione è il nuovo ordine mondiale, imbecille, che ci sta togliendo la libertà di parola. Non possiamo più andare in giro, non possiamo arancione scuro, rosso scuro, ma se lo ficcassero in quel posto, questi imbecilli, questi colori del cazzo. Stanno veramente ammazzando l'economia italiana, i piccoli artigiani, i ristoratori, i baristi, lo stanno distruggendo tutti. A questo devi rispondere. Sai perché a questa non cosa rispondo qua? Perché se rispondo avvaloro le stronzate, invece se sto zitto le stronzate aumentano. Fallo parlare. Guarda, io sto zitto, fallo parlare. La mia tecnica è quella di farlo parlare stavolta, perché più si capisce quanto è idiota. Però scusa un attimo, il paragone, scusami Lemme, se tu fai un paragone tra Hitler, che è una cosa piuttosto pesante, che ha ammazzato 6 milioni di ebrei, nonché altri milioni di persone in tutte le guerre che ha fatto, e la situazione di adesso, di Draghi, che è stato comunque eletto dal Parlamento, Draghi non è stato eletto da nessuno, è stato messo lì, è stato assegnato a venire a comandare in Italia quando lui fa parte del nuovo ordine mondiale. Che vuol dire? E lui sta a favore delle banche. È venuto qui soltanto a far razzia. Draghi, vedrete cosa combinerà Draghi. Scusa, a questo puoi rispondere, Davide, che è stato messo lì dal nuovo ordine mondiale. Si è reso ridicolo dal nuovo ordine mondiale. No, se io sto zitto lo rendo ancora più ridicolo, perché se invece interloquisco gli do valore a ogni, cioè, se mi metto a discutere ogni singola stronzata che ha detto è come se accettassi la sua tesi. Ma devi dici cosa è stronzato ho detto. Ma invece da solo, vai da solo, raccontaci da solo la tua visione. Ci vogliono schiavizzare. Sì. Alberico, siamo già schiavi. Ma non puoi uscire. Di commerciare, no. Sei libero di fare impresa, no. No. Sei libero di pagare le tasse. No.
No! No! Esatto! Scusa un attimo, Parenzo, quando... Si intorta da solo, vedi? No, però voglio dire una cosa, caro David. Andiamo sul nuovo ordine mondiale. Ha avuto anche il Covid, ha avuto anche il Covid l'Emme, dunque non è uno stato, che non ha... È stato curato da medici donne, che lui non c'è. Quindi è un cretino, è un cretino. Ed è stato male piagnucolato. Se Cruciani fosse sincero, manderesti in onda quando piagnucolavi... Piagnucolavi, c'è una registrazione. C'è una registrazione che invito a tirar fuori. C'è una registrazione. Quando tu hai preso il Covid, in quelle ore lì piagnucolavi dalla paura. E ci sono le registrazioni che mandammo in onda. Tu piagnucolavi. Io rimandalo in onda quello che diceva sto cagasotto quando prese il Covid. Giustamente, rimandalo. No, fallo risentire. Così si sputtana da solo, sto poveretto. Manda. Sono una buona influenza. Manda le voci di quando di quella volta. Però scusami un attimo, Americo, tu dici però che è una burla. Tu dici che è poco più di un'influenza. Che cosa dici? Dici che è una grande truffa che si sono inventati questo nuovo ordine mondiale. Piagnucolava quando gli dissero quando stava male. Piagnucolava. Il virus è stato elaborato in laboratorio. È una guerra batteriologica, sì. Hanno fatto le prove, ci sono riusciti, adesso ci vogliono incappettare con i vaccini per Covid, non finisce qua, c'è il 21, il 22, il 23 e così via, e questi vaccineranno a vita. Avete capito? Cioè, tu dici che si vaccina in continuazione, ma è chiaro, ma tutti i bambini, si vaccinano sempre. Infatti, quelli che si vaccinano dopo, il giorno dopo sono tutti positivi. I bambini sono tutti vaccinati. Sai quante vaccinazioni fanno i bambini? Che muoiono dopo il vaccino, ma perché non lo dite, cazzo? Chi è che muore dopo il vaccino? Perché non lo dite? Ma chi è morto dopo il vaccino? Combatti, perché non lo dite? Ma chi è morto dopo il vaccino? Allora, ma chi? Dove l'hai visto? In Italia ti risulta che ci siano morti dopo il vaccino? Federico si scalda quando sente queste cose. In Italia ci sono morti dopo il vaccino. Scaldati, prego. In Italia ci sono morti dopo il vaccino. E dove? È morto un medico. Il tuo cervello è morto, encefalogramma piatto. Tu sei morto dentro. E intanto potrei aggiungere una cosa. Come fai a dare informazioni false? Potrei aggiungere una cosa. Stanno continuando ad arrivare immigrati. Stanno continuando ad arrivare immigrati. Non so se hai notato. Noi occorre il passaporto per andare in Svizzera o in Germania. E gli immigrati vengono liberamente qui in Italia. Ma vi rendete conto che ci stanno prendendo per il culo tutti quanti? Ma ci vogliamo svegliare, sì o no? Ma veramente vi siete rimbecilliti tutti? Indiversamente colorati, come dici tu, no? Diversamente colorati vanno in giro dappertutto. Ma io dico, ma può un uomo rendersi più ridicolo di così? Non dice niente. Guarda caso. Salvini si è venduto ormai, secondo te? Ma non si è venduto, cioè si è svenduto completamente, dice più nulla. Ha piazzato i suoi sottosegretari al governo, arrivederci e grazie. Chi gliene frega lui dell'Italia e degli immigrati? Ma stiamo scherzando? Ma veramente non c'è più opposizione, c'è la finta opposizione della Meloni. La Meloni fa una finta opposizione, sono tutti d'accordo. E con chi stai tu? Fanno passo tutti al soldo del nuovo ordine mondiale, fidatevi. Ma la Meloni, aspetta, adesso mi incazzo davvero. Cioè la Meloni fa finta opposizione, anche lei l'ordine mondiale. La Meloni fa la finta opposizione. Anche lei agli ordini del nuovo ordine mondiale. E che ne so, si dice. È una strategia. Voi politici non sapete come si fa, quella è finta opposizione. Infatti, pronta a votare ogni emendamento che scusami, è per il popolo italiano. Scusami un attimo, Alberico, c'è una cosa che voglio chiederti da qualche giorno che mi ronza in testa, che è questa. C'è Alfonso Signorini del Grande Fratello VIP, che come sai ha condotto questa edizione, che ha detto che i gay sono più sensibili, sono persone più sensibili. A me pare una cazzata, una generalizzazione. Tu che sei comunque esperto della materia, non dei gay. Ma di cosa? È scemo. Però è uno che sa del mondo, no? Che fanno la dieta, eccetera. Sono veramente più sensibili i gay, secondo te o no? I gay sono più sensibili perché hanno un cervello al femminile, quindi hanno un cervello emotivo, sono più sensibili all'emotività, ma sono poco razionali. Loro praticamente sono la brutta copia delle femmine, non siamo in silenzio. Cioè? Diciamo in silenzio, cioè la brutta copia delle femmine, cioè? In che senso, scusa? Che hanno un livello ormonale femminile
e sono dei maschi. Sì. Quindi non è l'originale della femmina, è la brutta copia della femmina, e quindi è gay. Sono sicuramente più sensibili, sono sicuramente intelligenti, sanno fare il loro lavoro, tutto però, quello che volete, però mi sembra che stanno un po' esagerando. Essere orgogliosi, essere gay, mi sembra che stanno esagerando. È non ridicolo, dico di vergognarsi, per l'amor di Dio, non vergognatevi, no. Ma non dovete essere orgogliosi, cari gay. Non devono avere nemmeno posti di responsabilità, secondo te, i gay? Posti importanti di responsabilità. Guardate che il governo era pieno di gay. Non devono avere posti di responsabilità i gay, secondo te, nella società? Se sono capaci, posso anche avere posti di responsabilità, ma quelli che finora si parla di persone, non di cosa fanno a lei. Non è che hanno quelle grosse capacità, non mi sembra. Comunque, sì, tu sconsiglieresti qualcuno a mettere gay in posti di responsabilità? Non te lo vedi mai un presidente del consiglio gay in Italia, per esempio? Non fatemi parlare, per cortesia. No, parla, tu che puoi parlare, tu che puoi parlare. Perché le voci che girano, quali erano? Chi ci sa al governo? No, non c'era lobby dei gay. Si vocifera che c'era lobby prima, dei gay prima. Ma voglio dire, è sbagliato mettere un gay a capo del governo, Lemme? Diciamo, c'è qualche pericolo che io non ho mai detto di sì, questo è sbagliato, nel senso, siccome hanno un cervello emotivo, non ragionano razionalmente, ma si lavorano sulla loro emotività e quindi possono fare degli errori. Questo è capito, questo non è importante. Non sono degli strateghi. Questo è importante. Al governo può dire che sono stratega, una persona che vede il futuro, che programma per la nazione. Un giudizio finale di Parenzo su Lemme, su questo intervento di Lemme, qual è il giudizio finale? Io fino a poco tempo fa pensavo che Lemme fosse semplicemente un coglione. A questo punto io penso che sia un coglione esibizionista, e che però è una persona che deve essere curata, perché sta molto molto male, cioè è peggiorato molto. E con questo si conclude l'intervento di Lemme. Caro Lemme, ti abbraccio, ciao Alberto. Parenzo, mi dispiace, ma quello che tu hai detto sono solo cazzate. Ciao. Non ti rispondo nemmeno. Ciao Alberto. Ciao.